Anna aveva 50 anni, Filomena 30, Mariella 28 e Tonia appena 6. Sono le ultime vittime di un male tremendo che colpisce chi ha avuto la sfortuna di nascere nella Terra dei Fuochi, tra le province nord di Napoli e sud di Caserta. È aumentato ancora il numero delle persone avvelenate e uccise dal cancro in queste ultime ore. Gli ultimi giorni di agosto hanno portato via con sé 4 vite. Due madri che lasciano 9 figli a questa terra avvelenata, una ragazza e una bambina troppo piccola per capire le cause di quel suo tumore, hanno lasciato i loro cari dopo una malattia lunghissima che le ha consumate. Ed è per questo motivo che nella zona che va da Aversa a Nola, passando per Caivano, si continua ad urlare che i roghi tossici, i veleni sotterrati negli anni 80-90, scarti delle industrie di tutta Italia, stanno generando un'ecatombe, un mix che non lascia scampo. Io ho celebrato il funerale di una mamma di 50 anni, mamma di 7 figli, l'ultimo di 10 anni, e a Cardito, poco distante, si celebravano i funerali di Mariella di 28 anni, ma questo da noi è ogni giorno, succede ogni giorno qualcosa del genere. I vescovi campani l'anno scorso hanno scritto una lettera e l'hanno definita una vera ecatombe, noi siamo proprio di questo parere. C'è questa strage silenziosa, è una strage silenziosa che passa così inosservata sotto gli occhi di tutti. E adesso però bisogna mettere una marcia in più, si devono mettere insieme perché ambiente, agricoltura e salute vanno insieme, c'è poco da fare. Mettersi insieme e prendere di petto questa situazione, ma se non lo fa lo Stato, ma chi è che lo deve fare?